Salone di Ginevra 2017, stand Skoda. Cosa abbiamo? Abbiamo due versioni della Skoda Kodiaq. La prima, la versione Scout, che mostra un profilo, diciamo, un po' più avventuroso, dato da che cosa? Da questo frontale con queste protezioni in alluminio che corrono poi anche, come potete vedere, venite, qui dietro nel posteriore. Scusate ragazzi, ma c'è un sacco di gente. Versione Scout con tanto di badge sulla parte laterale, disponibile con due motori, i diesel più potenti, 150 o 190 cavalli, esclusivamente a trazione integrale e con il cambio DSG. Questa è la versione a 7 posti, guardate, immenso il bagagliaio. Facciamo un salto all'interno della versione Scout. C'è gente di là? Ecco, la versione Scout, se guardate bene, si differenzia per queste modanature in legno che fanno proprio molto foresta, e poi per tutti questi dettagli Scout dedicati, perché li ritroviamo anche sui sedili. Ma per chi, come dire, all'avventura preferisse, non so, la sportività, Skoda ha pensato alla versione più sportiva della Kodiaq. Ed eccola qua, la Sportline, di un bel rosso brillante. Per lei ovviamente non ci sono le caratterizzazioni estetiche della sorella, diciamo, più avventurosa, ma in chiave più sportiva. E cosa abbiamo? Abbiamo dei grossi cerchi da 20 pollici, poi abbiamo i due scarichi cromati e poi ancora abbiamo tanti dettagli in nero, come per esempio gli specchietti e il frontale, che cambia. In effetti cambia poco, ma è un cambiamento che fa la differenza, perché qui davanti abbiamo questo baffo che, come dire, dà un tocco di sportività in più. Ma la cosa davvero figa di questa macchina sono i sedili, volete vedere? Venite. Sorry. Ma guardate un po' che sedili gli hanno messo. Hanno messo dentro la Sportline. Guardate, sono praticamente con lo schienale unico, poggiatesta integrato, proprio da vettura, da gara, da pista. Mi ricordano un po' quelli Porsche. E poi immancabile anche la rifinitura scamosciata, che fa tanto veramente, come dire, pista. Per il resto rimane la stessa Skoda Kodiaq di sempre. Cambiano i rivestimenti interni. Qui abbiamo una sorta di finto carbonio, una trama che ricorda il carbonio. E poi una strumentazione dedicata con questo fondo bianco che, come dire, dà sempre quel tocco un po' sportiveggiante, diciamo. Anche per lei, come dicevo, ci sono i motori più potenti, i due diesel 150 e 190 cavalli, trazione ovviamente integrale 4x4 e cambio DSG. I prezzi non sono stati ancora comunicati, ma sappiate che entrambe le versioni speciali di Kodiaq saranno disponibili a partire da ottobre 2017. Se sono piaciute, avete domande da farci, scrivetecele qui sotto nei commenti e non dimenticate anche di guardare la nostra prova della Kodiaq nel video che compare qui in alto.